Ciao a tutti, oggi voglio parlare di un fumetto abbastanza anomalo. Come avrete letto dal titolo, vanta di essere il fumetto più censurato della storia. L'autore è lo spagnolo Miguel Ángel Martín, noto per uno stile molto crudo e, appunto, privo di censura. In Italia questo volume è edito da Edizioni NPE al prezzo di 25 euro. Come potete vedere, ha un volume di circa 17 cm x 25, cartonato con sovraccoperta di carta, purtroppo unica pecca dell'edizione, e presenta anche alcune pagine a colori. Inoltre ha la rilegatura a filo, che rende il volume di ottima qualità. Per ovvi motivi non posso mostrare troppo del contenuto qua su YouTube. Il titolo è Total Overfuck ed è in realtà una raccolta di più storie dell'autore. Quella incriminata, non che le altre siano da meno, è la prima presentata nel volume, ovvero Psicopatia Sexualis. A sua volta questa storia è divisa in numerosi racconti brevi da 5, 6, 7 pagine. Quando dico che è il fumetto più censurato della storia, non intendo dire che lo hanno stampato censurando alcune pagine. In Italia, nel 1995, lo hanno direttamente sequestrato prima che venisse pubblicato, con conseguente processo. Ma perché tutto questo? Miguel Ángel Martín, in questo volume, ci mostra, senza alcuna traccia di pietà, fatti veri, o alcuni solo verosimili, inerenti alle più estreme perversioni umane. Ci sono quindi scene sessuali esplicite ed estreme, e si arriva alla tortura e all'omicidio. Si passa dalla coprofagia alla pedofilia e mille altre perversioni. Ci si potrebbe chiedere il motivo e il senso di tali rappresentazioni. L'accusa, al momento della censura, era di offesa al senso del pudore comune e incitamento ad atti violenti. Niente di più sbagliato, come è stato fortunatamente poi dimostrato nel processo dell'anno successivo. Alla fine del volume ci sono diversi documenti inerenti il processo giudiziario, tra cui lettere di artisti o altre personalità che si esprimono riguardo l'opera o, più in generale, riguardo la violenza e la censura in un'opera d'arte. Quella che segue è la mia idea personale. Piccolo appunto, se volete altri miei commenti su varie opere potete seguirmi su Telegram o Instagram, link in descrizione. Come già detto, l'autore con questo volume ci mostra senza alcuna traccia di pietà eventi reali o comunque verosimili e lo fa con un tono totalmente distaccato, freddo. Anche lo stile di disegno partecipa alla struttura, essendo un disegno non troppo dettagliato, essenziale. Sottolineando così il senso di orrore già di per sé ampiamente trasmesso. Il fatto che sia completamente in bianco e nero ricarica ulteriormente la dose. Infatti è proprio di orrore e repulsione che si parla. Leggendo un fumetto del genere non si può che allontanare la propria mente da tali temi. Tra le lettere presenti in fondo al volume ce n'è una di Massimo Galletti, schieratosi a favore dell'opera, sostenendo infatti che raccontare anche questo tipo di storie sia necessario. Sono storie reali e sono le storie a descrivere il mondo. Purtroppo questi temi orrendi ne fanno parte. Eliminarle o nasconderle non fa cambiare la situazione, anzi. Galletti sostiene però anche che è lecito avere dubbi sull'intento di autore ed editore. Potrebbe esserci anche solo un interesse economico, sottolineando comunque il rispetto che prova per l'autore, quindi il suo discorso era più in generale. Personalmente non ho avuto quella sensazione e ritengo che se si volesse puntare al commerciale le tematiche più appropriate sarebbero ben diverse, anche se capisco da dove nasca il suo dubbio. In compenso ritengo che forse le altre raccolte presenti nel volume non fossero necessarie, seppure alcune di queste storie siano belle. Mi è sembrato che si volesse continuare a insistere sullo stesso argomento, già trattato a sufficienza in Psicopatia Sexualis. Personalmente ritengo che potesse limitarsi a quest'ultima raccolta, che è quella che ho più apprezzato, ma magari nelle altre storie ci sono ulteriori aspetti che io non sono stato in grado di cogliere. Sono comunque curioso di provare altre opere dell'autore. L'altra lettera che mi ha molto interessato è quella di Mino Manara. Il noto artista italiano sostiene che la pornografia, anche estrema, possa servire da repressore per le pulsioni umane. Vedere una propria pulsione rappresentata può essere utile per tenerla limitata appunto alla sola fantasia. Se ci si limita a una sfera puramente letteraria o comunque non reale, si ha una repressione di questi impulsi, senza andare a danneggiare qualcuno. Manara fa anche l'esempio dei sogni.
Ovviamente non si sta sostenendo che tutte le persone abbiano tendenze alle più assurde perversioni, seppur personalmente sono convinto che ogni persona abbia un lato più selvaggio, chi più chi meno, tenuto sotto controllo da vincoli morali e legislativi. Purtroppo, come documentato anche in questo volume, non sempre questi istinti sono controllati. Secondo me questo stile può essere considerato simile a quello di Shintaro Kago, che fa critica sociale con scene gore totalmente assurde. La differenza fondamentale è che le storie di Miguel Angel Martin trasmettono chiaramente il realismo delle vicende narrate, che quindi non sono in alcun modo esasperate. Pertanto colpiscono molto di più il lettore, andando a creare una forte repulsione per quei temi. Piccola nota interessante. Ogni storia non termina con la scritta end o the end, ma game over. È una scelta particolare. Game over è un termine specifico per i giochi e applicarlo a situazioni reali, di questo tipo soprattutto, crea un notevole contrasto. Sembrerebbe quasi irrispettoso se considerato come scritto dall'autore. Proprio per questo, secondo me, va visto come parte integrante delle storie, sottolineando quindi come quelle azioni, per molte di quelle persone dalla mentalità distorta, fossero solamente un gioco, o comunque qualcosa di normale. L'opera in generale è piena di piccole note interessanti, frasi pronunciate, scelte stilistiche, eccetera. Per analizzarle tutte verrebbe un video troppo lungo, ma sono sicuro che un lettore sufficientemente attento saprà coglierne molte. Sicuramente anch'io non ho colto tutto, infatti lo rileggerò. Il volume lo consiglio solo a persone non facilmente impressionabili e abbastanza aperte mentalmente da poter capire lo scopo del fumetto. Personalmente l'ho molto apprezzato, sia come opera in sé, che come storia editoriale, avendo eliminato i vincoli di censura legati alle opere d'arte. Senza quel cambiamento probabilmente non avrei un quarto della mia libreria. Detto questo, ho concluso, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io vi saluto e vi aspetto in un prossimo video.